Ecco, siamo arrivati alla seconda parte del laboratorio di psicologia della percezione. Vediamo adesso le illusioni ottiche artificiali, cioè quelle che vengono appositamente costruite o per studiare la mente, per capire i meccanismi dell'interpretazione, della costruzione che la nostra mente fa quando l'informazione dai sensi raggiunge il cervello, oppure anche nel mondo della pittura vengono create delle illusioni che spiazzano la mente, che divertono anche la mente. Allora, iniziamo da queste. Ho scelto intanto una carrellata di volti. Volti, perché io vedo il volto qua subito, ma non è detto che tutti vediate un volto, perché questa immagine si può interpretare in diverso modo. Io la interpreto come volto e se mi soffermo un attimo a guardare, noto, a osservare meglio, noto che gli occhi, il naso, la bocca, i capelli rappresentano qualcos'altro, però appunto ognuno sceglie liberamente. La mia percezione non è più esatta, più competente di quella degli altri. Ognuno interpreta a modo proprio. Stessa cosa capita qui, con questo altro volto, l'uomo con i baffi, dove oltre al naso, alla guancia, eccetera, si può vedere qualcos'altro. Ancora qua, un volto interpretabile in vario modo, eppure qui c'è un volto, dei cavalli, o perlomeno un cavallo al centro e così via. Vi lascio osservare, vi lascio scoprire da soli quello che si può vedere qui. Ancora il mondo della pittura, questo bellissimo vialetto sul mare dove passeggiano questi due bambini, diventa un villaggio. Il paesaggio si trasforma, anche se la visione d'insieme è coerente con il resto. Non, ecco, anche qua stessa cosa, siamo in una biblioteca, ma poi solleviamo lo sguardo e ci appare magicamente qualche altra cosa. Qui anche questa molto bella, due bambini che giocano all'ombra di un albero, questi cubi con cui giocano diventano poi dei grattacieli. Ancora bambini che giocano, che si divertono su una staccionata e questa staccionata si trasforma. Questo è Gonsalves, un autore che ho scoperto, oltre ad Escher, oltre a Magritte, anche lui crea queste cose veramente molto belle. Ci sono tantissimi artisti che creano delle cose che sono un piacere cognitivo, un piacere proprio per la mente. Qua l'incongruenza, lo spiazzamento avviene tra la parte destra e quella sinistra dell'immagine, un cielo notturno a sinistra e un cielo di altro tipo a destra. E ancora, se vogliamo parlare di cielo notturno, diurno, di giorno, di notte, questa bellissima opera di Magritte che vi lascio osservare per capire che cos'è, se c'è qualcosa che non va e che cos'è questa incongruenza. A volte ci si rende conto subito, altre volte ci vuole un po' e è così. In genere sono più bravi i bambini a notare le cose che non vanno, perché hanno una percezione che è meno influenzata dall'abitudine. Ancora sono giovani, noi abbiamo anni di esperienza, di viaggi col pilota automatico, come dire, perché la nostra mente semplifica anche la realtà quando percepisce. Qua cambiamo genere, abbiamo un'illusione di movimento che in realtà non c'è. Questi uomini stanno fermi. L'illusione è creata dalle luci, dal cambiamento di colore, più esattamente, che crea un'illusione di movimento che appunto in realtà non c'è. Gli uomini sono proprio esattamente fermi nello stesso posto. Un po' come succede con le lucette di Natale, i tubi di luci colorate, sembra che la luce cammini all'interno del tubo, in realtà sono luci che si accendono alternativamente, c'è anche un colore che cambia, ma si accendono una dietro l'altra molto rapidamente, per cui nella memoria iconica
cioè la memoria dell'occhio, la memoria visiva che mantiene per una frazione di secondo l'informazione, fa sì che si crei questa illusione di movimento che in realtà non c'è. Qua ecco un'altra illusione molto carina perché qua possiamo fare l'esperimento tutti insieme, potete fissare questi quattro puntini al centro dell'immagine contando fino a 10 e poi sollevare lo sguardo e spostarlo su una parete bianca, si fa sia occhi chiusi che occhi aperti, questa versione che vi propongo è occhi aperti, dopo un po' si osserva per contrasto, rimane impresso per qualche frazione di secondo, per qualche secondo anzi, un'immagine che rappresenta il volto del Cristo. Quindi funziona così: si conta fino a 10 osservando il centro dell'immagine, i quattro puntini, e poi si sposta lo sguardo. Inizialmente vedrete un cerchio luminoso. E poi all'interno di quel cerchio, per contrasto, compare il volto di un uomo con la barba che sembra il Cristo. Questa illusione è anche molto bella per capire quello che abbiamo detto nella prima parte del video, cioè il fatto che le immagini non si formano negli occhi, ma nel cervello. È la mente che costruisce le immagini che vediamo. Cioè l'informazione dall'occhio, è chiaro che senza gli occhi noi non possiamo vedere perché l'occhio invia l'informazione al cervello, ma è lì che avviene la visione, nel cervello. È il cervello, la mente, che usa il cervello come base fisica, corporea, per le percezioni, è la mente che interpreta e costruisce ciò che vede. Andiamo avanti, qui abbiamo un'immagine ibrida, anche qua potete fare un'esperienza, osservate l'immagine da vicino, poi vi alzate, vi allontanate di 3-5 metri e vedete che dovreste vedere voi, non vorrei dirvelo, penso abbiate già notato se l'avete fatto il fenomeno, l'inversione dei due volti, quello che sta a destra sembra passare a sinistra e viceversa. Sono immagini ibride che sono state trattate in modo da sovrapporre le due immagini mettendole in evidenza, in una le alte frequenze che si vedono meglio da vicino e nell'altra le basse frequenze che si vedono da lontano. Quindi stando più vicini o poi allontanandosi si crea questo effetto illusorio di inversione. Stessa cosa qua, solo che qua l'immagine che vedete in primo piano è quella di Einstein, mentre se vi allontanate vedete il volto, provate. Non volevo dirvelo prima, ma dovreste aver già visto il volto di Marilyn Monroe. Vado avanti. Ok, qua abbiamo la scala di Penrose. È una scala infinita, una scala impossibile, perché qua si sale o si scende a seconda dei punti di vista senza arrivare mai. Si sale e si scende all'infinito. Possiamo vederla in azione, questa scala in quest'opera di Escher. Eccola qua. È una scala appunto impossibile. Ancora Escher con Waterfall, l'acqua sembra cadere giù dall'alto, ma anche sembra stare sempre sullo stesso piano. Escher fa delle cose veramente molto belle. Anche qua, relatività, ci sono vari mondi possibili facendo ruotare questa immagine, ma tutti, cioè 3 su 4 possibili, alcuni dettagli di quest'opera, ma allo stesso tempo. Impossibile, l'insieme è impossibile da realizzare. Ancora Penrose, questa immagine che non può esistere nella realtà, anche questa immagine parte a due vie, arriva a tre, magicamente si può dire, anche questa non può esistere nella realtà, così come anche questo cubo, ed è bello vederlo, questo cubo, in questa immagine, in quest'opera di Escher, Belvedere di Escher, molto famosa, quest'uomo tiene in mano un oggetto come quello, e tra l'altro, se osserviamo quest'opera, notiamo altri particolari, altri dettagli veramente impossibili, tipo la scala, come arriva al piano di sopra, nella realtà non è possibile, cioè questo disegno ha una sua coerenza, però se prendiamo i dettagli, se osserviamo i dettagli, non è possibile realizzare una struttura del genere. Vi lascio scoprire da voi, osservando i pilastri, osservando l'immagine, le incongruenze. Vado avanti. Ah, qui ancora giochi con la prospettiva. Questo è il Palazzo Spada di Roma, la prospettiva borrominiana. Qui praticamente in uno spazio di 9 metri è stata realizzata una
una prospettiva che ce lo fa sembrare lungo ben 35 metri all'incirca. Che cos'è che ci crea questa illusione? Il fatto che, per esempio, l'immagine in fondo, sia più piccola, ci sia rimpicciolita, sono tutti artificialmente sono stati creati gli indizi di profondità. Anche la percezione della terza dimensione, quindi della profondità, è una nostra costruzione, è una costruzione della mente che si serve in particolare degli indizi fisiologici, le co cose che fanno gli occhi mentre osservano. È così. Ancora giochi di prospettiva, poi tra l'altro ce l'abbiamo anche nella camera di Ames. Questo è l'interno della camera di Ames. Queste due persone non hanno una notevole differenza d'altezza così notevole come sembra qua. Uno sembra un nano, l'altro sembra un gigante, ma è un'illusione che si crea perché la camera è molto irregolare, come potete vedere da questa immagine, e noi percepiamo le persone, le due persone che abbiamo visto sono collocate. Quella che sembra nana, dove c'è il pallino rosso, l'altra che sembra gigantesca, dove c'è il pallino verde, ma noi percepiamo quella che sta dove c'è il pallino rosso come se fosse collocata nel pallino rosa, perché la nostra esperienza quotidiana ci insegna che non esistono camere fatte così, cioè una camera può essere un po' sbilenca, ma non così tanto. Una parete, scusate, può essere un po' sbilenca, ma non così tanto. Quindi noi interpretiamo come se, cioè lo mettiamo in atto, il nostro cervello non costruisce correttamente la profondità. E questo si può vedere in questo breve video. Ecco, qua vediamo una camera che sembra, noi interpretiamo come piatta quella parete, perché gli indizi, diciamo che gli elementi del contesto, gli indizi prospettici ce la fanno sembrare piatta, ma in realtà non lo è. E quindi vediamo queste due persone che sembrano cambiare dimensione. Ok, altre cose, altre illusioni. Qua abbiamo qualche illusione geometrica. Queste linee sembrano tutte storte, in realtà sono perfettamente parallele, le orizzontali, perché gli elementi di contesto ce le fanno sembrare così. Qua è difficile contare i puntini perché il contrasto bianco-nero ce li fa un po' perdere di vista. Qui ci sono delle GIF, vabbè, animate, aspettate. Volevo vedere una molto interessante, molto carina. C'è un'esperienza che si può fare. Mi è saltato. Ok, osservate questa. Qui potete osservare il centro, contare fino a 10 e poi spostare lo sguardo su un oggetto che avete vicino al computer, al video, e vedete che questo effetto di rotazione, di movimento, diciamo, si trasferisce sull'oggetto che osservate, soprattutto posso osservare un oggetto chiaro, scuro, insomma, quindi contando fino a 10 e poi spostando lo sguardo si ha questa impressione. E poi, ormai siamo in chiusura, qua ancora movimento, qui questa rotazione non si capisce, osserviamo, sembra che l'oggetto ruota in senso orario e poi ci sembra che ruota in senso antiorario e ci inganna un po' i nostri sensi. La ballerina, per esempio, la vedo ruotare in senso orario, ma non tutti la vediamo allo stesso modo. Ancora qua chiudiamo con queste due immagini. Allora, qui noi riusciamo a vedere il nostro cervello, semplifica la realtà, come dicevamo prima, adesso sarebbe un po' lungo da spiegare, ma riusciamo a interpretare, il cervello mette quello che manca, aggiusta quello che è fuori posto e riusciamo ugualmente a interpretare questa scritta, questa frase. Pare che per la nostra percezione cognitiva leggere un testo sia sufficiente che le parole di questo abbiano la prima e l'ultima lettera nel posto giusto e che si possa poi quindi leggere senza tanti inconvenienti. Io questo testo non lo conosco a memoria, sono riuscita a leggerlo. Altra cosa molto carina, l'effetto Stroop. Allora, qua si rimane spiazzati nella condizione incongruente, cioè una cosa è leggere le parole che sono scritte dello stesso colore che è indicato dalla scritta, diverso è dire qua non leggere, ma dire di che colore è scritta ogni parola, perché si crea un'interferenza, come se fosse un'interferenza tra i due emisferi. Benissimo, con questo chiudiamo, io vi ringrazio per l'attenzione.